Si dice che fare genitori sia uno dei mestieri più difficili al mondo. Di sicuro è un ruolo, è un modo di essere estremamente importante, questo è scontato dirlo, e che fa venire molte volte tanti dubbi e tante paure. Quando si sente la responsabilità di queste piccole vite che crescono giorno per giorno, a volte è normale il fatto di avere delle insicurezze rispetto all'educazione che si vuole dare ai propri figli, al giusto modo di comportarsi, soprattutto quando magari si passano delle fasi di crescita che pongono un pochino più in difficoltà sia i bambini che i genitori. Allora, per esempio, possono esserci dei momenti in cui per i bambini è più difficile dormire, oppure la fase dei dentini, di quando mettono i dentini, che diventano più irritabili, oppure quando diventano un pochino più grandicelli e cominciano i primi capricci. Di fronte a momenti come questi, ai genitori possono nascere dei dubbi, pensare di avere sbagliato qualcosa, oppure comportarsi nel momento in cui si ha la crisi, chiamiamola così, in un modo e magari subito dopo pentirsi di come ci si è comportati, perché o si è stato troppo impulsivi, oppure non si è ottenuto il risultato che si voleva. E soprattutto nella nostra epoca in cui i genitori molto spesso sono più soli rispetto al passato, più soli perché non c'è più nella maggior parte dei casi la famiglia allargata. Molte volte quando si ha il primo figlio non si è mai avuto a che fare con bambini piccoli e quindi non c'è stata quell'importantissima esperienza di vedere crescere ad altri i figli, quindi avere una certa dimestichezza, e questo può portare appunto ad avere dei dubbi e delle perplessità. Allora, prima di tutto non bisogna entrare nel panico, non bisogna spaventarsi e non bisogna sentirsi cattivi genitori per questo. È importante il fatto di confrontarsi con altri genitori, informarsi sicuramente, lo stesso sito di Mamme nella Rete è un bellissimo strumento di confronto con genitori che stanno vivendo esperienze simili alle nostre. E soprattutto la cosa importante è quella di parlare molto anche con l'altro genitore, quindi con il papà o con la mamma, e di avere una linea comune nell'educazione, nell'impostazione che si ha con i propri figli. Infatti, si possono fare sicuramente dei piccoli errori o comunque delle piccole cose che magari si potrebbero fare in maniera diversa, ma la cosa fondamentale è un atteggiamento coerente nei confronti dei propri figli, cioè dare dei messaggi che siano sempre gli stessi, non una volta va bene fare una cosa e un'altra volta il contrario. Quindi coerenza, dialogo, confronto e tranquillità, e pensare che non è mai troppo tardi per mostrare sempre il proprio affetto al bambino, anche quando magari si perde la pazienza, cosa che è del tutto normale.